Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glaciosphere ed oggi ci sarà un episodio molto diverso da quello precedente in cui abbiamo combattuto tanti allenatori, abbiamo superato percorsi, abbiamo fatto nuove catture. In questo invece andremo a sfidare la palestra di Marzia di Rupepoli e molto probabilmente avremo a che fare con il Team Galassia. Detto ciò quindi mettetevi comodi, schiacciate il pulsante del mi piace e commentate questo video facendomi sapere cosa ne pensate voi di Marzia come capopalestra, se l'avete trovata facile o difficile da sconfiggere, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Nel frattempo ora vi faccio vedere cosa c'è da fare in questa città, in questa Rupepoli così scoscesa. Prima di tutto potete andare qui a prendervi un Full Incense, che non fa mai male. Qui non c'è nessuno strumento invisibile. Lo strumento invisibile che cercavo nello scorso episodio, alla fine del Game Corner, non era qui, ma era qui. Ok, qui c'è un pezzo stella, potete prenderlo. E vi faccio vedere anche gli eventuali premi del Game Corner, in particolare i Pokémon, sono quelli che ci interessano, no? Allora, vediamo un po'. No, qua ci sono i premi, giusto? No, questa è la lotteria. Beh, facciamo la lotteria che fa sempre bene, via. Vediamo un po'. Congratulazioni, Gligar. Vinciamo il quarto premio ed è una Ultra Ball. Ok, grazie. Allora, vediamo se qui posso... Ok, posso prendere dei premi, però nope. Voglio i Pokémon io. Eccoli qui. Abbiamo Chingling con 180 monete, Snover, Gible, Carnivine e Rotom. Attenzione, ovviamente tutti questi Pokémon li potremo ottenere più avanti, però se volete prenderne qualcuno sono lì. In particolare sto pensando ovviamente a Rotom. Anche Gible non sarebbe male da prendere se volete usarlo in realtà. A questo punto, allora, vediamo un po' dove si può andare. Lì abbiamo un Alcicro tutto fiero, un Electabuzz, guarda lì che belli. Non possiamo ancora entrare in palestra perché prima dobbiamo, allora, entrare qui dentro e parlare con lui, che è Reggie, il fratello di Paul. Ciao, ciao, il mio nome è Reggie e tu sei... Ah, quindi sei Glacial. Mio fratello Paul mi ha parlato di te qualche volta. Mi prendo cura dei suoi Pokémon mentre è in viaggio. Infatti lì c'erano Ancrow e Electabuzz che erano i Pokémon di Paul. Sono sicuro che ti abbia causato davvero tanti problemi, quindi vorrei farmi perdonare. Chiedi pure tutto quello che vuoi, ok? The move I'm going to teach you is called Brave Bird. Questo ci insegnerà Brave Bird, se volete, dopo avergli parlato. E io direi che potremmo insegnarla a Staraptor, però non la impara, molto strano. Ok, quindi non possiamo insegnarla a nessuno, amen, ce ne andiamo. Però, dopo aver parlato questo tizio, infatti li vediamo Torterra, Electabuzz e Ancrow. Il tizio che c'era davanti alla palestra non c'è più e c'è Lucinda. Stavo passando qui e ho sentito che la capopalestra era depressa perché ha perso contro Paul. I couldn't stand the thought of him hurting someone, so I battled with her and cheered up. Non potevo sopportare il pensiero di appunto lei che stasse male per colpa di Paul. Così ho combattuto contro lei e l'ho rallegrata un po'. Non preoccuparti, ora sta bene. Ci vedremo in giro, Glacial. Ok, ciao ciao Lucinda. E a questo punto possiamo entrare in palestra e provare a batterla. Allora, dentro questa palestra le usa ovviamente Pokémon tipo lotta. Andremo con Gligar con acrobazia. Ci sono lotte in doppio, quindi farei a questo punto... Ecco qua. Anzi no. Ci serve che Buizel prenda punti esperienza, quindi lasciamo Buizel in campo. Tanto il lavoro sporco lo farà il nostro buon Gligar, ok? Dai, combattiamo questa palestra. Iniziamo con Raphael e Jeffery, che vanno in campo belli. Heracross e Krogunk, molto belli. Allora... andiamo di acrobazia su Heracross e Water Pulse su Krogunk. Ok, fa parecchio male comunque, niente male. Acrobazia sciotta il povero Heracross, che è comunque riuscito ad attaccare. Intanto Buizel muore. Bene, bravo Buizel. Bravissimo. Allora, mandiamo in campo Monferno, che si deve evolvere prima o poi, eh. Allora, andiamo di lacerazione e di Flame Wheel. Tanto penso che con uno qualsiasi dei due attacchi muoia, appunto. Ok, Monferno sarà di livello 36, come vi dicevo appunto deve evolversi. Questa è Zuffa di nuovo e potremmo insegnargli al posto di Match Punch, effettivamente.
Togliamogli Match Pants e insegniamogli Zuffa. Ok, contro Machoke andremo lì. Acrobazia e Cross Combat. Ovviamente basta solo acrobazia. Perfetto. Come osi? Io non uso nulla, ma quello che conta è che adesso il nostro Monferno si evolva in Infernape. Eccolo qui. Ora manca solo. No, non manca solo nessuno. Dovrebbero essere evoluti tutti, no? Sì, infatti, Torterra, Infernape e Straptor, tutti quelli dello stadio finale sono stati evoluti. Mancherebbe solo Gligar da evolvere in Gliscor. Ma lo faremo a tempo debito. Ora però devo correre al centro Pokémon. Peccato che si debba fare tutto il giro in questo modo per tornare al centro Pokémon, ma dettagli. L'altro è comunque qui vicino, non è così lontano, eccolo qui. Curiamoci Buizel, perché voglio che sia vivo, perché deve prendersi un po' di punti esperienza, altrimenti non andrà mai da nessuna parte. Allora, e ritorniamo nella palestra. Tra l'altro qui vediamo gli altri Pokémon, vediamo Ursaring. Ok, non si può passare da qui dietro, giusto? Nope. Quindi si deve passare da questa parte. Eccoci qui. E siamo tornati. Vai, altra lotta in doppio. Altra lotta in doppio. Eccola la Marzia. O Mei-Lin, come la chiamano in inglese. Ok, Crash Girl Colby e Black Belt Darren. Machop e Machoke, ovviamente prima focussiamo Machoke. Perché può fare più male, quindi acrobazia su Machoke e poi andiamo di Water Pulse su Machop, ok? Attenzione, compriamo comunque per primi con Water Pulse e Machop lo tiriamo giù, buono. Scary Face, ok, ci diminuisce la velocità, non è un problema, perché adesso noi andiamo ancora di acrobazia su Machoke e di Water Pulse su Machop. Ecco fatto. Weasel sale a livello 33. Due Machoke ora, ok. Tiriamo via prima quello a livello 27, che è un problema. E andiamo di comete su entrambi. Sapevo io che sarebbe potuto rimanere con pochi HP, infatti ho tirato comete. U-turn. Se non sbaglio non serve quasi nulla, vero? No, è che è carina come mossa. Però Xissor è meglio, quindi niente. Lasciamo Xissor. Ok, Scary Face, andiamo ancora di acrobazia e di Water Pulse. Perfetto. Hai ancora un altro Pokémon? Sì, Meditite. Ok. Andiamo ancora di acrobazia banalmente e di Water Pulse. Ok, si aumenta l'attacco speciale e la difesa speciale. Ma nulla, gli servirà. Contro un doppio focus con idropulsare e acrobazia. Ok. Abbiamo battuto anche loro due e siamo pronti per sfidare Marzia. Salve. Ehi, spero che tu sia pronto per una sfida davvero molto dura, perché io lo sono sicuramente. Scusami per non aver accettato sfide prima. Ero un po' giù di morale. Farò del mio meglio per rendere. Oddio, non mi viene la parola. Per ripagarti dall'attesa, ecco, mettiamola così. A questo punto mandiamo in campo Gligar, ovviamente, poi Staraptor e direi Buizel. Sfruttiamoli, no? Eccoli qua, 3 contro 3. Inizia con Meditite, che si prenderà un'acrobazia in faccia, quindi non sarà molto difficile tirarla giù. Ecco fatto. Poi Machoke, lasciamo Gligar. Altra acrobazia. E muore, bene. Ed infine Lucario, bellissimo Lucario. Bellissimo come Pokémon, davvero. Andiamo di acrobazia anche contro di lui, come vedete. Gli facciamo molto meno danno. Anche perché se non sbaglio lui è di tipo lottacciaio, dovrebbe essere. E infatti Earthquake gli è super efficace. Non ho mai capito il motivo per cui lui dovrebbe essere lottacciaio come tipo, però. Vabbè, così. Che battaglia intensa, beh, più o meno, eh. Non riesco a trattenermi a stento dall'eccitazione. È incredibile.
Ti sei guadagnato la medaglia Cobble. La medaglia pietra dovrebbe essere la medaglia pietrisco, forse. E anche questa MT. Ok, colpo basso, low sweep. E abbassa la velocità dell'avversario anche, perfetto. Continuerò a diventare più forte. Guardami. No, non ti guardo. Ok, a questo punto torniamo al centro Pokémon dopo aver battuto Marzia, però come vedete qui abbiamo delle reclute del team, ma del team Plasma. Anzi, del team Galassia, non Plasma. Team Galassia dovrebbe essere loro, sì. Che sono arrivati qui a rompere le balle, quindi. Allora, mandiamo in campo Buizel. Vediamo se riusciamo ad allenarlo un po'. Tanto abbiamo visto che Gligar è davvero forte, quindi non avremo problemi ad allenarlo. Mentre Buizel, finché non impara delle mosse un po' più interessanti, diventa difficile, eh. Ok, andiamo di. Purtroppo Water Pulse è comunque la mossa che fa più danno di Weasel. Aircutter farà molto male, appunto. Water Pulse di nuovo, sperando di confonderlo. Niente. Anzi, mi ha confuso lui. Vediamo se. No, niente, si è colpito da solo. Addio Weasel, sei stato molto utile a non fare nulla come al solito. Ma andiamo Gligar allora. Gligar scommette che con acrobazia riesce a shottare questo Golbat, infatti. E si prende tutti i punti esperienza. Altro Golbat, lasciamo Gligar. E vediamo quanto danno ti fa acrobazia. Perfetto, metà vita. Meglio di così. Vai, altra acrobazia. Dai, Gligar è fortissimo. Ora, se riusciamo, torniamo al centro Pokémon prima di prendere altre sfide. Così riusciamo a curare Weasel. E direi che avendolo portato comunque al livello dell'altra squadra e non avendo lui imparato delle mosse interessanti, vediamo se riusciamo ad insegnargli qualcosa di utile, eh. Perché qua tocca insegnargli qualcosa di interessante a Weasel. Ci servono delle mosse fisiche. Brick Break la impara? Vediamo. Sì, la impara. Ecco, iniziamo con questa. Iniziamo con Brick Break al posto di Comete. Che davvero, cioè non capisco perché dovrebbe usare Comete. Ok. Iniziamo con Brick Break. Poi, allora, mosse di tipo acqua, fisiche non penso di averle tra le MT. Vediamo, eh. No, queste sono tutte speciali. Hidden Power è speciale, giusto? Fatemi vedere. Sì, è speciale, appunto, ricordavo bene. Oddio. No, sì, voglio interrompere il coso. Grazie. Fammi continuare a vedere. Allora, queste sono tutte speciali, tranne Dragon Claw, che però non penso possa impararlo, appunto. Quindi scendiamo. Vediamo un po' se c'è qualcosa che possiamo insegnare. Earthquake non penso proprio possa impararlo, Buizel, appunto. Però potrebbe impararlo Infernape, che non sarebbe assolutamente male. Ritorno potrebbe impararlo, sicuro, appunto. Ritorno non è male da insegnargli, eh. Ritorno non è per niente male al posto di Inseguimento, che, boh, cioè è davvero abbastanza inutile. Quindi torniamo in Inseguimento, mettiamo di ritorno. Ora la sua amicizia dovrebbe essere aumentata un po'. Poi vediamo un po'. Brick Break l'abbiamo già insegnata. Questa è speciale. Allora, Rock Tomb e Roccio Tomba non è particolarmente interessante. Vediamo, Low Sweep. Diamo un'occhiata alla MT che ci ha appena dato Marzia. Ah, comunque non è colpo basso, ho sbagliato io, non è colpo basso, questa è un'altra cosa. Però non mi ricordo la traduzione in italiano. E forse al posto di Close Combat potrei insegnare i Brick Break comunque ad Infernape. Sapete che è forse meglio? Perché Brick Break sì, è meglio di Close Combat, ragazzi. Insegniamogli Brick Break anche soprattutto perché Close Combat è solamente 5 pp. Quindi nel momento in cui lo usi poi t'attacchi. Ecco. E già che ci siamo, mettiamogli anche Earthquake al posto di Fossa. Che non ha molto senso tenere Fossa nel momento in cui hai Earthquake. Non ha proprio alcun senso. Ecco qua, diamo un po' di brio alle mosse dei nostri Pokémon. Allora, poi continuiamo. Possiamo vedere, insegnare magari qualcosa. Questo è tutto speciale. Scald è speciale, giusto? Fatemi controllare. Sì, è speciale anche questo, però è meglio di Water Pulse. Quindi gliela metto. È comunque meglio di Water Pulse. Poi
Poi Skydrop, magari anche no. Shadow Claw, vediamo se qualcuno può impararlo. Tecnicamente Infernape, ma no, lasciamo così. Giga Impatto, no. Rock Polish, nope. Stone Edge e Frana, se non ricordo male. No, Stone Slide, sembra sia Frana. Vediamo se Gligar può impararlo, Stone Edge. Stone Edge, ok, sì, non è assolutamente Frana. Forse Pietrataglio, questo qui. Dovrebbe essere Pietrataglio, però per adesso sono soddisfatto nel moveset di Gligar, quindi lasciamo così. Allora. Vediamo un po', eh. Ecco, Rock Slide, questo è Frano. Questo è Frano. E Torterra forse potrebbe impararlo. Sì. Direi che ci potrebbe stare insegnarlo a Torterra al posto di Mega Drain, che tanto non userà mai. Finché non impara una mossa di tipo erba fisica, tanto è inutile comunque, non userò mai Mega Drain, quindi mettiamogli piuttosto Rock Slide. Poi, Exissor va bene così. O Poison Jab non è male, eh. Però la può imparare solamente Infernape e volendo Gligar, quindi nope. Grass Knot, attenzione, questa è una mossa di tipo erba e fisica, se non ricordo male, l'acerboso. Ah no, è speciale. Niente da fare allora. Niente da fare. Allora, continuiamo a vedere. Bubble Beam no. Perforbecco nope. Oddio, forse potrebbe impararla. Straptor no, nemmeno. Cioè, Perforbecco non lo può imparare nessuno, non ho capito per quale motivo. Lenicorno, forse Lenicorno, però sì, Torterra. No, nemmeno. Peccato. Crash Claw no, Slash no. A questo punto potremmo insegnare addirittura Surf a Weasel. Se non ha no, Pikachu ovviamente no. Surf toglie 90. Scald 80, però può bruciare. Contando il fatto che a noi non interesserà quasi mai la bruciatura, e la userà davvero poche volte. Vabbè dai, lasciamoli scold, teniamoci questa opportunità di bruciare il nemico. E Rock Cream invece è scalata. Nessuno lo può imparare, ok. Ok dai, abbiamo aumentato un po' il moveset dei nostri Pokémon, l'abbiamo un po' aggiornato e qui abbiamo un'altra recluta. Vai, sfidiamola. We are justice, siamo la giustizia. Va bene. Allora, Golbat. Vediamo ora come se la cava Buizel con il suo nuovo attacco. Scald. Ed è un po' meglio. Un pochettino meglio fa. E ritorno invece quanto fa? Poco. Ok, per adesso addirittura meno di Scald. Vabbè, glielo possiamo sempre togliere il ritorno, non è un problema. Ok. Altro Golbat. Cambia un Pokémon e mandiamo. Beh, Gligar alla fine deve allenarsi. E usiamo Acrobatics. Ok, Shadow Ball non ci dovrebbe fare troppo danno, appunto. E abbiamo battuto anche Golbat. Livello 33 per Gligar e continuiamo. Allora, faccio una capatina ultra veloce al centro Pokémon, non so qui nemmeno usare una super pozione. Perché forse il tempo che ci impiegherei sarebbe più o meno lo stesso. Tra andare nello zaino, prendere la super pozione, darla a Buizel e ripartire, non è che cambia poi così tanto andare qui al centro Pokémon. Ok, vediamo se abbiamo altre recte. Eccola lì. Oh, lotta in doppio, vai. Lotta in doppio prima di arrivare forse al loro sergente. Golbat e Golbat. Cioè, questi si sono innamorati del loro Golbat comunque. Innamoratissimi di Golbat. Allora, io andrei di Scald e Acrobatics, tutti e due su uno, per tirarlo giù in un colpo, in un turno. Ok, Sludge Bomb, ovviamente su Buizel. Cioè, sti stronzi comunque focussano sempre il più debole, eh? Sempre. Scald e Acrobatics. Sti infami.
Buono, livello 35 per Buizel, che vorrebbe imparare cosa è Razor Wind. Buizel? Però è sempre speciale, poi è un attacco che fa due turni, no, no, via, via. Che merda. Ok, abbiamo battuto anche lui. A questo punto, di nuovo, capatino al centro Pokémon, tanto siamo qui a due passi. Abbiamo Buizel praticamente mezzo morto, quindi non ci conviene continuare con lui in queste condizioni. Soprattutto se poi là c'è davvero un loro sergente, eh? Che dovrebbe avere Pokémon più forti di questi Golbat. Ops, sbagliato strada. Ok, andiamo qui sotto. E se tu? No, tu c'eri già. Eri già qui. Infatti, eccolo chi è. Tu chi sei? Saturnio, forse? Sì, Saturnio. Oh, quindi qualcuno ha deciso di fronteggiarci, ha deciso di ostacolarci. È troppo tardi. Abbiamo già ottenuto la Spear Key, ovvero la chiave lancia, credo. E we'll be taking these meteorites as well. E prenderemo anche questi meteoriti. Ok, allora hanno già ottenuto la Key, quindi la chiave lancia e stanno cercando i meteoriti. Ma nel capo Bronzor a livello 29, ok. Bronzor è meno forte di Golbat a livello 29. Andiamo di Brick Break, sarà normalmente efficace, credo, appunto. Flash, ci ha diminuito la precisione. Scold, quanto gli fa? Ok, più o meno stessa roba, ok. Qua conviene cambiare, eh. Va bene tutto però. Diminuito la precisione di 1, confuso, difficilmente andremo ad attaccare. Future Sight, ok. Noi andiamo di Ixisor. Mannaggia lui, oh, me li confonde tutti. E infatti si colpisce da solo, sto stupido. Vabbè, che è? Allora? Dai, su. Niente. Cioè, continua a colpirsi da solo. Davvero una cosa più stupida non l'ho mai vista. Andiamo, Buizel. Ipnosi fortunatamente fallisce. Ok, mi arriva il futuro Sight, va bene. E andiamo di Aqua Jet. La faccia del debole sto Bronzor, davvero fastidioso. Poi Toxicroak, sì, contro Toxicroak mandiamo Gligar. Sperando che Gligar sia più veloce di Toxicroak, altrimenti probabilmente muore. E andiamo di Earthquake. No, ok. Però regge, buono. E Earthquake quasi sciotta. Quasi sciotta. Però. Allora, intanto che voglio fargli prendere comunque punti esperienza per farlo salire di livello, lo sostituisco con Torterra. Torterra che sono sicuro che tankerà qualsiasi cosa Toxicroak voglia fare, appunto. E andiamo di un semplice terremoto. Ah, attacchiamo pure per primi. Grazie, per il Quick Claw. Perfetto, Gligar al 34, Torterra al 36 e abbiamo battuto Saturnio. Zah! Ci dà pure dei soldi, molto cortese. Ci ritireremo per ora. La chiave lancia ci porterà dritti ad altre aree di nostro interesse. Ok. Quindi abbiamo tecnicamente completato anche Rupepoli, il centro commerciale di sopra, è inutile che lo visiti dato che l'abbiamo già visitato sia quello di Kanto che quello di Johto. Forse anche quello di Hoenn, se non ricordo male. È sempre la stessa cosa, è sempre un centro commerciale. Là dentro ci dovrebbe essere anche un Move Tutor per una mossa. A questo punto, ragazzi, andiamo a vedere che mossa è. Magari potrebbe essere una mossa utile. Come sempre, nel centro commerciale, se non sbaglio, al terzo o secondo piano, c'è qualcuno che ti insegna roba. Sei tu, magari? No. Terzo piano, sei tu, ecco, questo qui. Signal Beam. Signal Beam non è male come mossa, eh? Non è per niente male. Guardate cosa fa. Vedete, è speciale di tipo coleottero e può anche confondere. E in più ha 75 di base power, non è niente male come mossa, quindi se volete imparare a insegnarla a qualcuno, questo è il posto giusto. Detto ciò, quindi, questo video in cui abbiamo effettivamente completato la città di Rupepoli tra la palestra e l'evento del Team Galassia è tutto.
Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!